Ma che schifo! E che ho, è bellissima! Mangerai delle patate da questa? Vabbè, che ho lì si va entra nel bosco scuro. Oggi saranno le 24 ore più difficili della nostra vita, perché dovremo sopravvivere in un bosco, come potete vedere, ma dobbiamo farlo solo con i life hacks. Cioè quindi non possiamo usare nessun altro strumento, esatto. Solamente i life hacks di 5 minute. Io e David non abbiamo idea di quello che stiamo per andare a fare, perché ha trovato i life hacks Nicola. State pronti a tremare? Faccio vedere il primo video. Allora ragazzi, siamo qua nel bosco senza attrezzatura. Qual è la prima cosa da fare? Un accampamento? No, trovare acqua. Prima bisogna fare una accampamento. Ok, oddio. Vediamo. Allora, c'è sta qua che cammina a freddo. Ah, congelata. Quindi prende un ramo. Vabbè, un altro ramo. Più rami. Cosa fa? Una piramide? Secondo me sì, ma lì sta in casco. Lo scotch. Ma che è sta roba? Cioè, si è fatta una tenda con lo scotch, no. E tre bastoni. Sei riparato da qualunque intemperie che potrà venire da adesso fino alle prossime 24 ore. Ma cos'è? Sì, no, vecchio, cioè, secondo me se viene una tempesta quella roba vola via. Ok, quello è l'accampamento diurno. Alla notte, okay. Ci pensiamo dopo. Oddio. No, cioè c'è un'altra roba. No. Ok, cominciamo. Dobbiamo trovare dei rami per terra belli grossi. Qua ne ho trovato uno. Ok. Questa è una bella bestia. Qua ce n'è un altro. Preciso. Oh, questo è lunghissimo. Ok, abbiamo trovato la materia prima. Comunque Fred, tu lo sai che il 50% delle persone non è iscritta al nostro canale. Guarda, l'ho sentita questa notizia. Mi è arrivata sta news pazzesca dal telegiornale. 50% delle persone che guardano DF non è iscritta al canale. Aiutateci a risolvere questa causa. Iscrivendovi al canale. Hey. Equilibrista. Ok, allora dopo 3 anni che siamo lì a mettere lo scotch, finalmente siamo riusciti ad arrivare verso la fine. Solamente che voglio stabilizzare il tutto prendendo delle pietre e mettendole alla base dei rami. Quindi adesso vado a cercare delle pietre. Secondo voi è stabile? Ah, le gambe. Ma che schifo. E che ho, è bellissima. Eccoci qua no. Ragazzi, allora vediamo un attimo il comfort. No, che schifo. È tutto appiccicato. Appiccicoso qui dentro. Le pareti, cioè, sono tutte quante appiccicose. Cioè, perché questo è l'interno dello scotch. Vecchio, non ci sto neanche. Però secondo me c'è da fare un altro test. La tipa faceva vedere chiaramente nel video che era waterproof questa tenda. Vediamo se è resistente all'acqua. Io per ora non sto sentendo. No, scherzavo. Fermo, basta. Sei intrappolato. Mi ho fatto la ceretta, sto schifo. Cominciamo bene. Allora, visto che ci abbiamo messo un po' per fare questo montaggio, è giunta ora di pranzo. Adesso vedrete cosa ci sarà da fare. Argilla, poi hay è tipo fieno. Ok. Acqua 9. Cosa fa coi piedi? Cos'è sta roba? Che schifo. Cosa sta creando? Che schifo. Bisogna malleare bene la materia. Ah, poi, cosa ragazzi fa? No. Ma questo veramente, cioè, da questo super pro. Create il vostro fornetto portatile e dopo ci mette le patate. Sì, ma che è? Questo è proprio level god estremo. Cioè, questo in confronto, per bambini, esatto. Cioè, guardalo. Allora, dobbiamo trovare il punto adatto. Direi, proviamo a vedere nei dintorni. Comunque ragazzi, vi ricordiamo che al Mondadori Store in Piazza Duomo Milano sono già disponibili i pass per l'evento in anteprima del lancio del nostro libro. Oltre alla storia, che tratta di un'avventura stradivertente e interessante in cui io e David siamo i protagonisti, voi che leggerete dovrete armarvi di matita ed ingegno, perché avrete un ruolo attivo all'interno del racconto. Infatti vi imbatterete in un sacco di enigmi, labirinti e tanto altro, che man mano che li risolverete vi faranno sbloccare dei contenuti esclusivi tramite dei codici QR che io e David abbiamo realizzato apposta per il libro, che già da oggi è disponibile in preordine il libro su Amazon. Vi lasciamo comunque il link sotto in descrizione, e comunque sappiate che il libro sarà disponibile in tutte le librerie d'Italia dal 28 novembre. Mi raccomando, dategli un occhio, perché secondo me è un'ottima idea di regalo di Natale. Bene, però adesso cerchiamo sto terreno argilloso. No, più che altro dobbiamo scavare. Abbiamo una pala, qualcosa. Le pale non erano date nel life hack. Ma cioè, solo con le mani. Ma ci metto 20 minuti a scavare un buco. È una tortura. Guarda lì. Questo è terreno argilloso. Siamo sicuri che qua ci sia argilla? Dai, qua abbiamo fatto un bel buco. Perfetto, così. La base c'è, signori e signore. Ok, adesso c'è da creare la famiglia. Amico, aspettavo questo momento. Togliti i calzini. Pensa che dopo le patate sapranno di piedi di Fred. Ma infatti, che schifo. Che schifo. Vecchio, muoviti. No, pesta. Porca vacca. Scivolo. Madonna. Che schifitezza, ragazzi. Perché io mangerei delle patate da questo. Ma che schifo. Allora, c'ha un colore molto più simile alle feci rispetto al life hack. Però, cioè, non me la sarei mai aspettato.
fuoco. Alimentiamo il fuoco con la paglia. Guarda qua il fuoco. Mettiamo dentro la patata. Bene, siccome qua la situazione sarà abbastanza lunga per cuocere questa patata, abbiamo deciso che noi lasciamo qua l'Angela a supervisionare il tutto. Occhi aperti. E nel frattempo andiamo a fare un altro life hack. Allora, per preparare la cucina c'è stato bisogno di un'attività molto manuale, ma soprattutto che ha reso Fred uno schifo. Sì. Diciamo che è il caso di lavarsi. Ah, ok. Cosa fa? Ah, carica, no, cos'è? Appende. Ah, ma si crea tipo una doccia. Sì, secondo me si appende un annaffiatoio, quello che è. Ah, con l'annaffiatoio. Beh, una vera intelligente. Molto interessante come cosa. Direi che è il momento adatto per provarlo. Sì. Allora, io qua vedo questo ramo qua. Cavolo, sembra fatto apposta questo ramo. Cioè, è assurdo. Cioè, adesso col nodo anche qua, sostanzialmente lo riempiamo d'acqua. Poi io mi metto qua sotto e tiro giù così. Vediamo se funziona. Ah, è gelida! Funziona! Ragazzi, andiamo a vedere com'è il nostro pranzo. Dirla fuori. C'è una tecnica per avere un piatto al volo. Interessante. Vediamo. Ah, vedi, nel life hack non c'è il piatto. Non c'è problema, ragazzi. Cos'è? Oddio. Cos'è? Con un po' di ingegno. Beh, è una scodella. Dai, facciamo sti piatti. Alluminio. Ecco qua. Allora, aspetta un attimo, com'è che faceva? Metteva l'alluminio qua su. Così potrebbe essere un copricapo alla moda. Ragazzi, gli alieni non mi avranno mai. Non mi avranno mai. Ecco qua. Ulala. Adesso facciamo il piatto numero 2. Beh, questo, questo è il piatto numero 2. Perfetto. Direi di mangiare la nostra pietanza. Questa è la tua metà. Guarda qua, che pranzo invitante. Com'è la cottura in tutto questo, amici? A me sembra crudissima. Sì. Cioè, no! Ho capito, essere un cavernicolo, ma pure raschiare per terra. Cioè, volevo far vedere, guarda. È dentro? Non mi sembra cottissimo. No, mi sembra crudissimo. Assaggiamo. Cin cin. Crudissima. È cruda, ragazzi. Però non troppo. È mangiabile. Direi di passare al prossimo life hack. Ad un certo punto della giornata scapperà anche da andare in bagno. Quindi, a quanto pare, Nicola qua ci sta per mostrare il life hack della vita per risolvere questo problema. Devi farla, ma sei nella natura. No, c'è una sedia. Prendi uno sdraio, ci fai il buco. Apri una tazza. Tazza. Stiamo per creare il vero water della natura. Ma è figo. Cioè, è comodo. Ma perché dobbiamo fare sto cesso, scusa, se tanto abbiamo già quello? Allora, costruiamo sta cosa. No, serve la sedia pieghevole. Guarda la precisione del chirurgo. Ok, ecco qua. Foro presente. Bene, a questo punto è il momento di tirare in ballo i copri water. Cioè, hai preso un copri water. Vabbè. Oh, guarda qua. Ora vediamo se la dimensione ci sta. Beh, guarda qua. Vai, bello rigido. Adesso mettere un'altra qua. Boom. Vediamo il risultato. Pazzesco, signori e signore. Il water più comodo del secolo. Cioè, ragazzi, immaginatevi che dovete andare in bagno. Vi sedete qua e ammirate questo panorama mozzafiato. Volete mettere? È arrivato il momento di merenda e Nicola ci deve far vedere il life hack della situazione. Ole, alluminio, perfetto. La carta stagnola, cioè una vicola lì tipo. Cos'è? È tipo un... Ah, una specie di padella, diventa una padella. Formaggio, pomodoro. Ah, formaggio e pomodoro. Molto buono. Per questa volta troverete già delle braci pronte e voi dovete soltanto mettervi in opera nella parte di cucina. Ok, cerchiamo un bastone a V. A V. Ah, ma dai, ma questo non è a V, più o meno. No, però dai, se lo modifichi, lo accorci un attimo. Eccolo qua, l'uomo dei life hacks. Beh, guarda qua. Dai, questa avvi. Ok, ci sta. Vai. Avete trovato il padello? Eccolo qua, perfetto. Tieni questo, mettimelo in mezzo qua. Ecco qua. Sto così. Il padello. Guarda qua, sì, solido. Ah, oh, prima il formaggio. È difficilissimo da aprire. È che ho mangiato mezza patata in tutto il giorno. Vuoi muoverti? Uno qua. L'hai messo sul... non c'è spazio, è enorme, non c'è spazio. Che buon odore, mamma mia, ragazzi. Oh, sembra una chips di formaggio, guarda che figo. Guarda. Gourmet. Assaggiamo. Ma buonissimo. Sarà buono, soprattutto quando hai pranzato mezza patata. Madonna, ragazzi, è veramente buono. Cosa ci aspetta adesso? Allora, lo scoglio più grande, ve lo dico, è il letto. Quello è la cosa più laboriosa che c'è da fare. Oddio, cioè, pensate, laboriosa. Pensate alla tenda 2.0. Oddio, adesso dobbiamo fare la tenda. Sì, effettivamente sta calando il sole. C'è da farlo subito. Fammi vedere, ho paura. No, vedo già della pellicola di plastica. Ok, qua è la versione di prima 2.0. Questa però è geniale. Allora, devo dire...
Ah, è sopraelevato. Cavolo. Cioè, praticamente ti serve solo un botto di nylon. E tre piante ben posizionate. Ok. Che è il punto critico di questo life. Sì, effettivamente devi trovare degli alberi disposti nella posizione perfetta. Ragazzi, da mezz'ora che sono in giro a cercare, le mie speranze stanno un po' vacillando. Non riesco a trovare degli alberi che siano disposti nella maniera giusta. Gli altri sono in giro anche loro a cercare, ma fino ad ora nessuno ha trovato niente. Dici che in tutto questo hai trovato il posto per le culle? Non so neanche come chiamarle. L'hai trovata? Io ne ho trovate due possibili. Una la escludo totalmente, l'altra è troppo larga secondo me. Vi faccio vedere quello che ho trovato io, ma vi dico, fa un po' schifo. Le nostre speranze sono tutte in te. Oh, vecchio, lì si va, entra nel bosco scuro. È qua dentro. Vecchio, no. Cioè, dentro di qua bisogna entrare nei pungitoi. Porca vacca, vecchio. Ovo. È abnorme che... No, 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 qua no. No, beh, vecchio, cerchiamo alberi senza robe strane. No, 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 per carità. Vecchio, qua riusciamo a farne uno per due. Abbiamo trovato il nostro set. Utilizzeremo questo, quello e quello là dietro come alberi di appoggio. E qua in mezzo si formerà la nostra ragnatela. Ho fiducia che questo sia molto meglio di quello di prima. Quello di prima. Quello di prima fa scago, sembra un ritrovo satanico. Beh, adesso sembra stia diventando solido, eh. Sempre più solido. Incredibile, ma vero, ragazzi. Se ci siamo riusciti. È inquietantissima, sembra una ragnatela, cioè fa veramente paura sta roba. Ma bisogna vedere se reggerà. Vediamo. Oh mio Dio. Oh, mio Dio. Oh, ma con calma. Sono caduto. Ma sei un disgraziato. Bene, abbiamo visto che sta struttura riesce a reggere David tranquillamente. Adesso io ho un botto fame, quindi direi di andare a cenare e dopo, quando andiamo a dormire, testiamo se invece riesce a reggere entrambi. Ho fame, andiamo a mangiare. Prima di iniziare la cena però è il momento di mettersi un abbigliamento più comodo. Chiediamo aiuto all'FX. Dai, fammi vedere. Sono proprio curioso. Fammi vedere, dai. No, bottiglie così, ma... Cos'è? Col calzino. Ha le calze e quelle diventano pantofole. Sono pantofole con le bottiglie. Allora, abbiamo qua l'incredibile sedia da supporto. Ciabatta numero uno, ciabatta numero due. Eccoci qua. Potrebbe essere anche più scomodo in realtà, eh. Ragazzi, davanti a voi avete l'accampamento più bello di tutto il mondo. Cioè, guarda qua. Bene, dai, andiamo a cenare. Comunque, mi si sta congelando i piedi, non isola niente sta roba. Allora preparatevi per una ricetta gourmet davvero davvero delicata. Vai, vediamo. Una zucca. No, che schifo la zucca. Basilari. La Coca-Cola, ma come? Cioè, ok, e cuoci dentro una zucca, cioè questo è il punto. E dopo? Dai, ma e cos'è? Non solo hai il pollo, ma hai anche una buonissima polpa di zucca che pazzesco. Ti fa anche da piatto. Molto, sembra sostanzioso, molto però. Interessante, devo dire. Io vedo qua a fianco un falò. I fornelli sono già pronti. È tempo di tirare in ballo la zucca. Vecchio, guarda qua. Che tavolo. Multitasking. Mamma mia. È durissima sta zucca, sbaglio. Oh, ecco, butta dentro la zucca qua che hai scavato. Secondo me due coscette ci stanno. Ok, proseguiamo con la ricetta. Uno, due. Inseriamo le spezie. Rosmarino, curcuma e per finire il tocco di classe. Wow, guarda che roba, c'ha le bolle, ha le bolle arancioni dalla curcuma. Lei lo metteva direttamente sulle braci e adesso mettiamo il tappo. Secondo me questo ci vuole tipo un'ora minimo. Minchia raga, a che ora andiamo a letto? Mai. Io mi sono messo la felpa intanto perché c'è sinceramente un po' di freddo. Non abbiamo idea dello stato di avanzamento della cottura del pollo, quindi direi di fare un check. Allora, dai, proviamo a tirarne fuori uno e vediamo com'è. Oddio, non riesco a capire. Proviamo a vedere col coltello. Oh, è cotto comunque. È un po' rosa ancora, però secondo me si può mangiare. Assaggialo. Il momento dell'assaggio. Com'è? Pollo alla Coca-Cola. È buono. È buono? È buono. È buono. Ma che stai dicendo? Non so se è il fatto che sono denutrito, ma è buonissimo. Com'è il tuo? È cotto. Non è il pollo migliore che abbia mai mangiato. Questo è senza ombra di dubbio. Però è il pollo migliore che mangerai oggi. Esatto. È arrivato il momento della verità. Vediamo se finiamo il video con un bel volo. Che paura. Sta roba non regge. Sta reggendo. Allora, detto sinceramente, io riesco a dormire così. Ma anch'io sono talmente stanco, raga. Sono praticamente le due. Ma quanto siamo distanti dal terreno? Allora, adesso tipo a 5 centimetri dal terreno. Perché abbiamo fatto i calcoli perfetti. Ah, l'altezza corretta. Così se cadiamo non ci sfracelliamo. Ma se non cadiamo siamo comunque staccati da terra. Esatto. Genius. Bene, buonanotte. A domani. Ragazzi, è stata la notte peggiore della mia vita, però sta roba ha resistito. Bene ragazzi, quindi missione compiuta, abbiamo smontato la baracca. Noi speriamo che il video di oggi vi sia piaciuto. In tal caso, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace al video. E niente, noi ci vediamo.
aspettiamo con un prossimo video. Ciao!